il Renate. E sempre a inseguire l'Albino Leffe. Attenzione adesso, Vorobiov dalla distanza! La rete! La rete di Vorobiov! 3-3! Direi bene, non è male, una nuova esperienza che faccio prima volta e penso che mi piace tanto, perché lavorare con giovani è sempre interessante. Mi piace tanto, una nuova cosa per me, però bello, bellissimo. Sergei Vorobiov, un ragazzo, un giovane talento, classe 95, di nazionalità lettone, scoperto da lei. E come sta andando il lavoro con Sergei, con il ragazzo? Ma Sergei è un ragazzo bravissimo, penso che un ragazzo talentoso. Ho trovato, visto lui in Lettonia, e poi loro sono arrivati qui a fare un torneo. Poi abbiamo deciso di portare qui in Italia, aiutare questo ragazzo a crescere e diventare un giocatore importante. Lui è un giocatore, ha tutti, caratteristiche per diventare un giocatore importante. È un bravissimo ragazzo, anche per me lui è diventato come un figliolo, e facciamo tutto per aiutare lui per giocare calcio e andare più alto possibile. Facciamo due domande a Sergei Vorobiov. Sergei, come ti trovi qui in Italia e dove vuoi arrivare a giocare?
Si trovo bene con Mr. Manuel. Sto allenando 6 mesi. Lui e Asmik mi hanno dato tutto come per me, come genitori. Mi piace il calcio italiano, molto forte. Io voglio diventare grande calciatore. Recupero della 35esima giornata tra Albino Leffe ed Empoli. Pronto ad entrare, lo vedete inquadrato con la maglia numero 95, Sergei Vorobiev, esordiente anche lui in Serie B, classe 95, centrocampista offensivo, può giocare anche da punta, nazionale lettone under 18. Uno dei tanti giovani da seguire con grande interesse, Vorobiev. Allora, fuori Salvi e dentro Vorobiev, che all'esordio assoluto porta sulla maglia il suo anno di nascita, il 95, ed è, come detto, un nazionale lettone under 18. Si parte dunque col calcio d'inizio dell'Albino Leffe in questo secondo tempo. Più aggressivo Vorobiev, almeno riguardo alle sue referenze. Tavano ha segnato sabato ad Ascoli il suo 16° gol in campionato, regalando anche 2 assist a Maccarone. Oggi è salito a quota 17, va lui a battere il tiro dalla bandierina. Lazzari, Tavano, prova col destro Tavano, un po' troppo prevedibile. Pallone lo porta lontano Vorobiev, il giovane lettone classe 95 entrato nell'intervallo. Boucher è pronto per la rimessa laterale. Scambio con Lazzari. Di nuovo Lazzari che prova a partire, Boucher cerca di recuperare il rinvio da parte di Vorobiev. Con il giocatore che è appena entrato, Kordinovis, Vorobiev. Belotti. Ha fermato l'azione Moro, ma insiste Vorobiev, prova a mettere in area. Il Renate
e sempre a inseguire l'Albino Leffe. Attenzione adesso Vorobiov dalla distanza, la rete, la rete di Vorobiov, 3-3.